20.000 mi piace per il prossimo quiz sul calcio. Indovinate il calciatore che vi stiamo per dire nei commenti. È turco, ha 29 anni ed è un centrocampista. Voglio, io vi ricordo prima che inizi il video che è uscito in pre-order il nostro primo libro, il libro dei Fuse Gamer. Ovviamente non poteva che essere il libro sul Napoli, sul terzo scudetto, a partire praticamente dagli inizi della storia del Napoli fino ad arrivare allo scudetto, con tantissimi aneddoti che non vi abbiamo mai detto qui su YouTube e non vi diremo mai, li ritroverete solo nel libro, quindi preordinatelo, primo link in descrizione. Bella ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con un video incredibile, perché oggi ragazzi siamo sul campo da calcio. Uè. Con i Pirla SVU siamo nella città campione d'Italia. Siamo esattamente al campo Olli e Benji, Real Casarea, li ringraziamo. Tra l'altro qui abbiamo disputato la finale del pallone d'oro. Finale ha vinto Crispo. Cardiano creatura. Gnabri, devi sempre infierire, non ci sta sempre niente. Sempre rovinare tutto, Gnabri, veramente. Vabbè, ricordiamo però la bella atmosfera che c'era. Grazie. Magari chissà, prossimamente ci sarà qualche altra sorpresa. Ragazzi, oggi qui sul calcio io li vedo belli ferrati, belli pronti. È vero che è prima mattina, quindi no, ma dire da che nasce faccio, mi fammi, però questo è un altro discorso. Quindi vai giù, ci saranno delle domande, una testa da tanti creator. Guardate qui, eccoli. Siamo carichi. Oggi portiere d'eccezione, secondo me ogni volta che indovinerò la domanda non andrò a segnare, perché abbiamo Sasi, new entry, secondo me sarà la sorpresa della giornata. Vabbè, ho solo domande sul Napoli, lo dico. No, non solo Napoli. Chi è il numero 18 del Napoli? Simeone. Non solo domande del Napoli. Chi è il capocannoniere della Premier League? Haaland. Porca miseria. Vabbè qua, Sasi, secondo me è un po' emozionato, vai. Chi è il capocannoniere della storia della Champions League? Ronaldo! No! Madonna! Questo sarò io, ragazzi! Sì. Qual è il nome di Mbappé? Kylian! Prima lui, prima. Ma prima mattina, ma come ci abbiamo fatto 4 gol consecutivi? Che questo portiere ce lo mangiamo a colazione, ragazzi. Qual è la squadra che ha vinto più Champions League? Real Madrid! Vamos! Vamos! Chi ha vinto la Coppa Italia nel 2010? Inter! Vai, triplete! Quali sono le due squadre che hanno disputato la scorsa Champions League e quando è finita? Real Madrid Liverpool 1-0 per il Real, gol di Vinicius. Mamma mia. Vado! Chi ha vinto il pallone d'oro nel 2007? Offside. Cacà. Siamo a 3. Chi è il capocannoniere attualmente della Champions League? Salah. Per la prossima volta Haaland. Chi è il portiere dello Spezia? Mamma mia. Ma sai chi è? Ce l'ho! Troppo tempo! Zola! Risposta! Sì. Un po' più difficile, non sembra essere il crocio? Oh! Arenati, vai! Chi ha fatto più gol in Serie A nel 2008? 2008. Ibrahimovic! Di Natale! Quante squadre ha allenato in Italia De Zerbi? Una. Due. Tre. Quattro. Due. Chi è l'esterno sinistro più forte della Serie A? Kvaratskhelia. Sono d'accordo. Chi ha fatto più gol nella storia del calcio nella squadra SSC Napoli? Merda. Bravo. Sì, Ceruzzi. La piazza! Ma basta imparare! E questa è una gran parata. Con la stilluto, loco. Chi ha più gol nella storia del calcio? Ronaldo. Questo si può dire. No. Non era Pelé, vai giù. No. Ma com'era Pelé? Ufficiali. Oh! Ufficiali capocannoniere della storia. Io ce l'ho una domanda. Come ne vinco qua? Che numero ha dietro la maglia Fius? 6. No! Non ce la faccio. La mando basso poi. Come ti tieno con me? Portiere! Che nazionalità è? Kostic. Serbo. Bravo. Quindi 4-4-2 ragazzi. Chi è l'allenatore attualmente del Barcellona? Ronaldo. Fius. E come? Ma andiamo come? Oh. Per
di Guardiola. Ragazzi, allora, praticamente abbiamo battuto Yefir il pallone, però Gnabry ne ha approfittato. Io penso che questa prima sfida l'ha vinta lui. Se l'ha meritata, dai. Grazie mille, signore. Finalmente ho vinto la sfida sul canale Infuse. Quindi, seconda sfida. Eccoci qua, ragazzi, per chi non conoscesse le regole, abbiamo quattro palloni. Ognuno di questo consecutivamente avrà un indizio se sarà messo in rete. In ordine: età, nazionalità, ruolo, squadra. Ora decido io il giocatore per Gnabry, che ha vinto. Si merita. Vinto, si merita. Tanto ne metto 4 su 4. Quindi... vediamo, vediamo, vediamo. Secondo me. Ragazzi, potete vedere davanti a noi quattro palloni, quelli che dovevano essere dati al Milan. E invece sono qui, a Real Casarea. Pierino, hai rotto il capo. Destro, male. Rimandato. Bello! Nazione, anzi età. Madonna! Nazione. Vediamo se blocca il ruolo. Facciamo mezzo indizio qua, dai. No, sarebbe entrata comunque. Sarebbe entrata comunque. Avresti preso, porti, era onesto. Pensi sì. Vabbè, facciamo mezzo punto, dai, comunque ci vuole un'abilità a fare sto punto. Allora, 30 anni, Germania, il mezzo indizio, gioca in un ruolo abbastanza, cioè no, abbastanza, un ruolo difensivo, dai, possiamo dire. Più difensivo che offensivo, diciamo. Esatto. Ok, quindi tedesco, 30 anni. Allora, aspettate però, ragazzi, prima che Gnabry indovina. Qua sotto nei commenti, voi dovete provare ad indovinare. Io qua c'è il giocatore, Pier, lo vedi? Sì, sì, lo vedo. Ci può arrivare, assolutamente. Gnabry. La sparo lì, Gosens. Allora, ci stava perché comunque è zona un po' più difensiva. Bravo, ci stava, però Gosens non ha 30 anni. Devi andare più dietro. Dai, ti diamo un'altra possibilità, non è Gosens. Un'altra possibilità. Ho sentito parlare di lui recentemente. Basta, basta, basta. Non ce l'ho, non ce l'ho. Non ce l'hai. Antonio Rudiger. Ah, questa non avrei mai azzeccato. Andiamo. Rimandato. Ah, ma questo è proprio poco. Vieni, ha preso me, Pieri. Madonna! Bello, per ora, bello. Per ora solo età. Oh, per ora solo età, ragazzi. Allora, tosta perché è solamente età. Però beh, come avevo fatto con Gnabry, magari ti diamo un mezzo indizio. Va bene, dai. Te lo dà stesso tuo fratello. Uno più mezzo indizio. Uruguaiano. Cavani. Ciao ragazzi. Come ha fatto, ragazzi? Siamo a Napoli, uruguaiano, chi poteva essere? Come ha fatto, ragazzi? No, non era. Non è Cavani. No. Federico Valverde. Ma tipo non lo volevi in mezzo indizio? Ah, no, ma potevi farmelo infatti. Ha detto Cavani. Io l'ho detto per il meme Cavani, ho detto siamo a Napoli. Troppo frettoloso. Vabbè, quindi neanche Gabri ha indovinato, quindi e non indovinerai neanche tu, quindi sto tranquillo. È un assist per poi far indovinare me. Così vinco questa sfida e pareggio Gnabry. La tecnica che loro non hanno usato, non hanno tirato, è tipo uno dietro l'altro. Ok, allora faccio. Carico. Uccide, è poco carico. Oh! Bello! Che è andato male il primo tiro perché sennò li facevo tutti consecutivi. Quindi solo l'età. Il secondo, solo l'età. Però con un bel aiutino, dai. Con un mezzo aiuto. Allora, l'età è proprio la cosa che dovevi sbloccare perché è la cosa chiave di questo giocatore. Okay. 18 anni. 18 anni. Ed è una grande promessa, insomma. Gioca in un club importante. Chi potremmo avere pensato? È un 2004. Allora, sto pensando alla squadra che ho in bet, però non penso. Siete stati così scontati. 18 anni mi viene... mi viene Musiala. Però aspetta. Hanno fatto una brutta faccia. Secondo me Musiala oggi. Però aspetta, non voglio un attimo ragionarci. È una grande promessa, questo è il vostro indizio. Allora, e poi mi viene Pedri, Gavi. Secondo me uno di questi tre. Haaland non può essere tre. Tiene un po' di più. Non puoi accenderlo. Vai, spara. Che pure Pedri c'ha 18 anni. O c'ha 19 anni quest'anno. Babbo, dico Musiala. La risposta era uno dei tre che hai selezionato, ma non è Musiala, Gavi. Potevi capirlo dalla nostra faccia. Gavi, ragazzi. No, io pensavo avesse fatto quella faccia perché avevo indovinato. Invece che? Gavi. Mannaggia! Ragazzi, ovviamente, mentre tiriamo, mentre cerchiamo di indovinare, cercate di indovinare anche voi qua sotto nei commenti, tipo Gavi ci poteva arrivare. Ma no, ma Gnabry oggi on fire, raga. Dopo la sconfitta con Jay Pata, primo indizio sbloccato, ovvero età. Nazionalità è già qua. Vuole sempre te nazionalità. E adesso il ruolo. Attenzione! Polo! Sfiga! Mezzo indizio. Allora, come Rudiger, ti abbiamo detto che gioca in una zona difensiva. Okay. Adesso gioca in una zona offensiva. L'età. Ha sbloccato due cose fondamentali. 36 anni. Uruguaiano. Allora, aspetta. Secondo me è in dubbio tra i nomi che li ama e dilli, dubbio. Dilli, vai, dilli. Allora, sì, Suarez c'ha 36 anni, Cavani forse 37, dai miei ricordi, quindi ti dico Suarez.
Il pistolero. Signore e signori, Suarez. Proprio lui. Attenzione. Si vede? Luis Suarez, che attualmente gioca nel Gremio. Calma, allora vinco anche questa sfida, ragazzuoli. Wow, 4 milioni, ma io vale. Ci vuole più Samuel. Facciamo la colletta o compriamo? La merda! Madonna! Mezzo indizio! Bello! Bello! Tiro mostro, Pierino! Questo è decisivo! Ok! Bella mia, apri, ragazzi! 24 anni, italiano! Aspetta, aspetta, c'è mezzo indizio, non ti buttare! È conosciuto da quest'anno. L'anno scorso non l'aveva mai sentito. Sì, da forse gli ultimi due. Sì, un anno e mezzo. No, però sì, come dice Gnabry, quest'anno diciamo è esploso come giocatore, ma neanche troppo. Ma non inteso come 2022-2023. No, non che è esploso, è diventato conosciuto molto quest'anno. Stavo per dire Chiesa, poi però adesso mi ha detto che è esploso quest'anno in particolare, quindi mi viene da escludere Federico Chiesa. 24 anni, suppongo che sia dentro il giro della nazionale. L'anno scorso pure l'anno scorso non l'avevi mai sentito fino a settembre. Però ha giocato comunque. Cioè si è fatto sentire l'anno scorso. Viene in mente anche Di Marco. Però è sicuramente forse uno del Napoli. Porca miseria, ragazzi. Lo so. La più plausibile che ho fino a questo momento è Chiesa, ragazzi. Purtroppo Pier non è Chiesa, ma è Gira Gnabry. Proprio lui. Federico Gatti. E non Federico Chiesa. Però il nome l'ha azzeccato almeno. Era porca miseria. Almeno, ragazzi, io spero di pareggiare Gnabry. Vi prego. Vi prego, piedi, fate. Miracolo serve. La campanina. Come prima, oh. Qua la prima. Déjà vu? Solo un indizio. Solo un indizio. È mezzo perché indizio, c'è Paolo. Dai, almeno. Dai, datemi una mano. Uguale a prima. Tu cerchi di fare lo scaltro e becchi Paolo. Questo si chiama karma. Allora. Allora, età 32 anni. Non li sopporto. Cosa? Ce ne sono tanti. 22 anni. 32. Ah, 32. 32. 32. Il mezzo indizio che ti diamo è che gioca in una posizione centrale. Che è ben più di un mezzo indizio, però va bene. Siamo buoni. Più cazzo centrale, può essere attaccante centrale, centrocampista centrale, difensore centrale. O al portiere. No. Al centro del campo. Al centro del campo, ok, quindi centrocampista. Esempio, però, secondo me c'ha molti più anni. Busquets c'ha tanti anni in più, secondo me. Toni Kroos pure. Cioè, sto pensando ai centrocampisti un po' più blasonati. Modric, però già questa età. Fammi pensare a Rabiot. Un altro piccolo indizio. Un indizino. Allora, la vinta Gnabry la sfida. Però allora, un piccolo indizio anche per un ragazzi. Indizio importante. Vai. All'interno di questo campo c'è uno di noi che sta indossando la maglia della sua squadra. Non ti dico chi. E allora sta la United. Sta il Cosenza. L'Endra. Endracht la escludo. C'è anche il PSG, eh? C'è anche il PSG. Com'è? Flash. Se mi dici io non lo so. Vabbè, vai, vi dico Verratti, però era indeciso anche con lo United. Bro. No, la mia! Gira. No! Gira. Ma che c'ha Verratti? Nessuno lo girati, Thiago Alcantara. Ma te dici a Verratti? Cioè, avevi la risposta sotto il naso, no, possiamo non dire. Non ci credo, ma che infami questi Pirlas. Bastava un gol in più. Era un aiuto, altro che. Quindi ragazzi, ho vinto Gnabry meritatamente, potrei dire. E niente. Di solito lui perde sempre le sfide, quindi oggi verrà a grandinare probabilmente. Comincia bene la giornata per loro, ragazzi. Quindi mi raccomando, per altri quiz sul calcio, lasciate tanti mi piace e quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci ribecchiamo al prossimo video. Bella ragazzi.